Maledette animazioni, quante volte ci siamo trovati a navigare su siti internet veramente molto molto brutti o perlomeno molto molto statici. Questo accade perché molto spesso gli sviluppatori non danno la giusta importanza alle animazioni, ritenendo che il sito debba solamente fornire le informazioni, ma non tengono conto di una cosa molto importante, chiamata user experience. Infatti, un sito con animazioni, che attenzione, con animazioni non intendo cose che volano a caso, intendo una risposta per ogni azione che l'utente compie all'interno del nostro sito. Banalmente, quando passa col mouse sopra un tasto, il tasto deve compiere un'azione. Cambiare colore? Sì, ma magari anche ingrandirsi o spostarsi leggermente per far capire al navigatore che cliccando su quel bottone andrà a compiere effettivamente un'azione. Queste animazioni molto spesso sono fatte con jQuery e possono essere anche molto molto complesse. Esiste però un metodo molto più semplice e anche più veloce, chiamato Animate CSS, e in questo video te lo spiego nel dettaglio. Non dilunghiamoci troppo, quindi passiamo alla pratica. Di iniziare subito. Andiamo su Google e banalmente digitiamo animate.css. A questo punto ci verranno proposti alcuni risultati di ricerca. Quello che interessa a noi è animate.css, che è raggiungibile tramite l'indirizzo animate.style. Clicchiamo e fin da subito ci rendiamo conto dell'interfaccia molto semplice e praticamente funziona in questo modo. Qui abbiamo praticamente l'effetto finale che otterremo selezionando un effetto, ovviamente CSS, che è praticamente presente nella prima sezione qua a destra. Quindi se passiamo col mouse qui e scendiamo, vediamo che questo elenco aumenta sempre più e provando banalmente a cliccare su Fade In, qua a sinistra vediamo effettivamente cosa succede. Fade in down, fade in left, fade in right, fade in up. E così flip in X, flip out. Queste qua praticamente sono tutti gli effetti, quindi tutte le animazioni che possiamo fare con Animate CSS. Quindi potremo ad esempio far sì che al caricamento della pagina la nostra scritta, quindi in questo caso Animate CSS, che è quella che ha questa classe, ma ovviamente potremmo dare questa classe a qualunque altro elemento, possiamo dire che a caricamento della pagina, non so, faccia un effetto di pulse, proprio come questo. Oppure un altro effetto, non so, il wobble, oppure il bounce in, o meglio ancora il fade in, quindi che appaia, o il fade out scompaia, il fade out. Oppure altri effetti come il rotate in o il rotate out per scomparire, slide in o slide out. Insomma, sono tutti piccoli effetti che possiamo andare a mettere al caricamento della pagina. Ad esempio, io sul mio blog edoardorinaldi.com ho praticamente questo effetto in entrata che è banalissimo, vediamo se si vede, che è praticamente nel logo. Questo effetto qui, che praticamente si chiama wobble, se non sbaglio, o il tada. È molto carino perché fa sì, vediamo qual è, dovrebbe essere questo qua. Esatto. È molto carino perché comunque dà un minimo di movimento alla pagina e rende comunque il nostro sito animato. Come fare a implementare questo Animate CSS e andare ad assegnarlo a degli elementi? Molto semplice. Scendiamo, qui abbiamo comunque l'installazione tramite varie tipologie, tra cui anche terminale, ma non ci interessa. Banalmente, se noi copiassimo questa stringa di codice, quindi all'interno dei due apici, copia, e l'andassimo a incollare in un'altra scheda, avremmo ovviamente questo codice. Perfetto, vuol dire che il collegamento funziona. Cosa facciamo? Chiudiamo. Copiamo quindi questa riga di codice e andiamo man mano a e andiamo ovviamente a creare un documento HTML, quindi HTML, e non dobbiamo fare altro che, come ci viene detto qui, andare a inserire questa riga di codice, quindi possiamo copiare tutto, in realtà tutto il link, e andare a incollarlo all'interno di head. Andiamo all'interno di head, quindi dopo il title, incolliamo, magari qua possiamo anche andare in su, ok, perfetto. Salviamo il documento. Perfetto.
E ovviamente ora dobbiamo decidere a quale elemento dare queste animazioni. Ora all'interno di body creerò un elemento di prova, quindi non so, un P, un paragrafo, dove metto questo è l'elemento che voglio animare. Salvo. E dobbiamo fare solo questa operazione, dobbiamo andare, come ci viene detto qua nell'esempio base, ad inserire queste due classi. Allora, la prima che sarà sempre da richiamare, che è animated, doppio underscore animated, che è praticamente la classe che richiamerà l'animazione iniziale, quindi inizializzerà l'animazione, e poi un altro animated doppio underscore seguito dall'effetto, che in questo caso è questo qua, che voglio andare, proviamo ad esempio a mettere quello di prova, che è animate doppio underscore bounce, quindi spazio animate 1, 2, bounce, salviamo e andiamo a vedere cosa accade all'interno del nostro file. Quindi portiamo il file in HTML, lo apriamo con un browser e all'apertura o al ricaricamento della pagina dovremo avere questa animazione, quindi il bounce. Ovviamente io in questo momento ho il mio elemento in cima in alto a sinistra, perché di default parte in alto a sinistra, ma io potrei andare a dire, non so, ovviamente con uno stile, non so, margin top 400 per essere un po' più basso, e allineare il testo in centro, quindi text align center, grazie al CSS base. Ricaricando abbiamo almeno un elemento un attimino più carino. Ovviamente potremo andare a customizzarlo come vogliamo, quindi non so, 50 pixel, color, io vado a mettere un, non so, vabbè, 444 che è un grigino, e un font family Arial. Ok, in questo caso abbiamo almeno un titolo un attimino più carino, perfetto. Ovviamente possiamo in questo caso, sempre tramite animate.style, cambiare l'effetto e ovviamente mettere, che non so, il bounce in. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo copiare la classe e incollarla praticamente a posto di bounce, quindi animate doppio underscore, o meglio, no, vabbè, sì, doppio underscore bounce in, perfetto. Copiandolo da qui ci prende direttamente anche animate doppio underscore. Ora, dov'è? Ricaricando. Vedi che l'effetto cambia. Potremmo anche andare ad integrare il nostro CSS, animate CSS, con jQuery, andando a specificare, non so, andando a fare effetti come, vediamo, rollout, dov'è qua? Rollout, rollin e rollout, quindi far sì che al caricamento della pagina il nostro testo appaia in questo modo e, ad esempio, dopo 5 secondi, in automatico, vada via e sparisca. Quindi come facciamo? Dobbiamo andare a integrare jQuery, ma lo vediamo in un altro video, così da andare a focalizzarci su questa integrazione che non è complessa, ma necessita comunque di qualche minuto di spiegazione e soprattutto un focus mirato a jQuery. Quindi per ora ti lascio al divertimento con Animate CSS e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video.